tutorial VN Take 46. Come montare un video completamente gratis con il nostro iPhone e il nostro Android o anche il nostro Mac e fra poco il nostro PC Windows? Lo vediamo insieme in questo video. Benvenuti e bentornati sul canale, io sono Manabi e insieme al mio team ci occupiamo di supportare le aziende nel costruire il proprio palco digitale da conversione a partire da YouTube. Mamma mia che paroloni, si tratta di fare video, di applicare strategie di video marketing per convertire meglio utilizzando proprio YouTube. Se non l'avete ancora fatto, mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per ricevere le notifiche su tutti i video che settimanalmente escono a partire dal giovedì, tutorial, tips, trucchi, eccetera, eccetera. Ah, in descrizione trovate anche la guida per aprire un canale YouTube aziendale da conversione nel 2021. Montare un video, editare un video è uno degli argomenti più ricercati non solo su questo canale ma in generale per chi si appresta ad utilizzare i video sia per la propria attività ma sia anche per le proprie vacanze, i propri ricordi, i propri viaggi, eccetera, eccetera, eccetera. Sui video e sull'editing ce n'è da dire non so quante. Alcune cose le ho già dette sui precedenti tutorial, vedi quelli di iMovie, KineMaster, Quick e tanti altri. La cosa importante è non ci dobbiamo rompere la testa con quelli che sono gli effetti, ma dobbiamo innanzitutto concentrarci su quelle che sono modalità di montaggio semplice. Ora vedremo quelli che sono i 7 passi fondamentali per poter montare un video. Questo non vuole essere un tutorial completo esaustivo, fatemi poi sapere nei commenti se volete su questa app un tutorial molto più approfondito, anche un tutorial da un'ora, un'ora e mezza che spieghi esattamente tutte le funzioni appunto di questa app. Per cui buttiamoci immediatamente nella nostra app, la apriamo ed ecco quella che è la schermata iniziale da cui possiamo accedere a tutta la nostra app. Quella che stiamo utilizzando è la versione gratuita, per cui anche qui sopra troviamo tutta una serie di contenitori come stock, template, filter, musica, eccetera, eccetera. All'interno di questi contenitori avremo solamente quelli che sono le clip base, quelli che sono gli elementi base. Per poter avere quelli approfonditi dobbiamo effettivamente abbonarci all'app. Nel frattempo sotto c'è il cane che abbaia. Come dicevo, 7 passi, andiamo a vedere rapidamente che cosa fare. Passo numero 1, dobbiamo importare le nostre clip, per cui andiamo qui sotto dove c'è il pulsante più, andiamo a cliccare, clicchiamo su nuovo progetto ed eccoci all'interno della nostra libreria dove abbiamo tutte le nostre clip. Su iPhone, nel momento in cui abbiamo sostanzialmente la nuvoletta, è perché la clip è stata caricata sul cloud, per cui per averla disponibile la dovremo scaricare. Di conseguenza abbiamo stock e sottotitoli, di nuovo abbiamo semplicemente quelle che sono le clip base, con la versione a pagamento ne avremo a disposizione molte di più. Qui ci possiamo spostare tra video, foto, animate oppure all, e andando a cliccare qui sopra possiamo accedere a quelli che sono gli album che abbiamo precedentemente creato. Ecco qui, io ho creato Dubai Mall, pronto sostanzialmente per questo video. Nel momento in cui andiamo a importare, le cose importanti da dire sono prevalentemente due. Uno, se abbiamo il dubbio che quella clip che stiamo andando a selezionare è quella corretta oppure no, qui sotto abbiamo le freccine, possiamo ingrandire e di conseguenza vediamo la nostra clip. La cosa numero due è invece curare la sequenza con cui andiamo a selezionare le nostre clip, perché la sequenza con cui le selezioniamo sarà esattamente la sequenza con cui ce le ritroveremo all'interno della nostra timeline. Per cui io scelgo una sequenza temporale e mi vado a selezionare tutte queste clip che io voglio includere nel mio girato. Una cosa che notiamo qui è che alcune clip sono in orizzontale, alcune sono in verticale. In realtà questo video l'ho girato completamente in orizzontale, ma come spesso accade facendo video col telefono, tu fai partire la registrazione col telefono in verticale e se non hai la funzione sbloccata del giroscopio, succede che nel momento in cui clicchi ruoti il telefono, è rimasto in impostazione verticale, ma se stai registrando in orizzontale lui la manterrà in verticale. Adesso andiamo a vedere proprio come ruotarle. Clicchiamo su importa. Ecco qui, ecco la nostra timeline. Una timeline che si presenta in maniera come interfaccia molto simile a quelle che sono le timeline della maggior parte dei programmi di editing. La cosa interessante di questa app è proprio questo sviluppo in verticale, per cui abbiamo la timeline qui sotto
e di conseguenza l'anteprima qui sopra, che ha pro e contro, nel senso che i contro sono che avrò magari meno spazio per poter lavorare con entrambe le dita. Il pro è invece che riesco a lavorare anche con una sola mano e soprattutto ho lo schermo ben diviso, ben proporzionato. Dicevamo delle clip verticali, anche se abbiamo registrato in orizzontale un po' come questa, nel momento in cui ci troviamo in clip di questo tipo, la prima cosa da fare, clicchiamo sopra, qui sotto troveremo Rotate, ruotiamo e di conseguenza andiamo a pizzicare per ingrandire e portarci di nuovo la clip alla dimensione originale. Ora, facendo questa operazione, stiamo zoomando ma non stiamo perdendo di qualità, perché nativamente noi abbiamo registrato proprio in quella tipologia di formato. Per cui in questa maniera possiamo immediatamente andare a ruotare le clip che ci comparivano al contrario. Una volta che abbiamo importato le nostre clip, se ne volessimo aggiungere ancora, ci basterà andare a cliccare su più e torneremo direttamente nella nostra libreria. Potremmo decidere anche magari di invertire la posizione delle nostre clip, per cui clicchiamo e di conseguenza invertiamo. Non ci piace l'ultima azione che abbiamo fatto, semplicemente clicchiamo e torniamo indietro, in maniera molto molto semplice, molto simile alla maggior parte delle app. In questa timeline abbiamo il livello principale con quelli che sono i nostri video principali e il nostro audio, se presente, che possiamo andare anche ad escludere direttamente, e poi abbiamo una sezione per quanto riguarda gli sticker, le immagini di copertura, i cosiddetti b-roll, uno per quanto riguarda tutte le titolazioni, uno per quanto riguarda tutto quello che è il comparto musicale, effetti sonori, eccetera eccetera. Ma dopo aver importato le nostre clip, andiamo al secondo elemento, che sono i tagli e le immagini di copertura. Abbiamo per esempio la nostra partenza, in cui non dico nulla, quella parte la vogliamo cancellare, per cui semplicemente ci andiamo a zoomare la nostra timeline per poter essere più precisi, ci andiamo a spostare nel punto in cui vogliamo tagliare, diciamo che è questo, una volta individuato andiamo a cliccare su Split e possiamo cancellare la clip precedente. Per cui in questa maniera, in maniera molto molto semplice, possiamo andare a effettuare il nostro taglio. E a questo punto, nel caso in cui per esempio volessimo tagliare in un'altra maniera, volessimo accorciare quella che è la parte finale, anziché utilizzare la funzione split come abbiamo utilizzato prima, andiamo a cliccare e andiamo a trascinare in questa maniera, andando a fare un taglio ulteriore. Questo ce lo allunghiamo un po' di più, eccolo qua. Bene, nel momento in cui abbiamo fatto quelli che sono i nostri tagli e possiamo andare a verificare allargando bene per avere quelli che sono i tagli di precisione, diciamo che vogliamo andare a inserire delle immagini di copertura. Per cui, per esempio, questa immagine qui, noi la vogliamo tagliare più o meno qua. Eccola qui. Di conseguenza la vogliamo far finire qui. Tagliamo questa parte, la cancelliamo e questa la vogliamo utilizzare come immagine di copertura nel parlato di prima. Quindi che cosa facciamo? La selezioniamo, andiamo tutto a destra, clicchiamo su forward, ecco che qui è andata in copertura. Che cos'altro dobbiamo fare? Andiamo a cliccare su volume, andiamo a eliminare il volume di quella clip. Ora la vogliamo spostare, facciamo tap, teniamo premuto e ce l'andiamo a posizionare esattamente dove volevamo. Ecco che qui abbiamo una bella... Per esempio la parte sotto del nostro audio, ne andiamo a fare semplicemente una. Uno si vuole essere rinfresca... Sentiamo di nuovo. Dovesse fare troppo caldo. Dovesse fare troppo caldo. Lo tagliamo direttamente qui, split, e andiamo su ecco che qui. Ecco che... E ce l'andiamo a tagliare qua. Tagliamo, cancelliamo, e a questo punto questo ce lo spostiamo un po' più in qua e la nostra immagine di copertura sarà una cosa di questo tipo. Ecco che qui abbiamo una bella pista. E qui poi potremo continuare con quelle che sono le immagini di copertura, per esempio andandoci a prendere questa del listino,
dove abbiamo questo leggero movimento di camera. Eccola qui. Così, tagliamo, questa la cancelliamo e di nuovo facciamo l'operazione di prima. Andiamo a cercare il forward. Una volta selezionato il forward, ce l'andiamo a spostare esattamente dove volevamo. E ce l'andiamo a spostare qua. Qui dobbiamo eliminare anche da qui il volume. E qui abbiamo una bella pista di pattinaggio. Perfetto. Una volta che abbiamo fatto i nostri tagli, abbiamo inserito quelle che sono le immagini di copertura, a quel punto possiamo decidere di inserire dei titoli. E per cui, per esempio, il primo titolo lo andiamo a inserire qui appena, diciamo, sono passate le immagini, il titolo glielo mettiamo qui, andiamo a cliccare sui titoli, abbiamo a disposizione i template che possiamo utilizzare esattamente in questa modalità, oppure ancora abbiamo gli altri titoli, i titoli base, in cui sostanzialmente possiamo andare a intervenire su tutto quello che sono le impostazioni, per cui possiamo andare a intervenire una volta inserito il testo su quello che è la tipologia di frame che vogliamo effettivamente andare a inserire, oppure ancora possiamo andare a modificare quelli che sono le font, eccole qui, oppure ancora possiamo andare, dobbiamo cambiare però maschera per vederlo meglio, possiamo andare a modificare quelli che sono i titoli del testo, il bordo per esempio, eccolo qui che viene fuori il bordo, eccetera eccetera. Ora noi per comodità e per rapidità semplicemente andiamo a eliminare questo e gli andiamo a inserire un titolo da template molto molto semplice, che è questo, ok? Che poi logicamente cliccando su edit potremo andare a modificare il testo e quant'altro, ma per il momento abbiamo inserito quello che era il titolo che volevamo. Possiamo, volendo, a questo titolo dare degli effetti, per esempio di entrata, che potrebbe essere un fade, uno scale, uno spin, uno slide, ok? Gli diamo per esempio un gradient e gli diamo l'ok. Stessa cosa lo possiamo fare anche in uscita, in out, di conseguenza gli andiamo a dare, che ne so, uno slide. Ecco qui. Adesso andiamo a vedere se effettivamente... Eccolo qui. E abbiamo inserito quello che è il nostro titolo. A questo punto, una volta che abbiamo inserito anche i nostri titoli, possiamo lavorare su quelli che sono gli effetti. Innanzitutto potrebbero essere degli effetti di transizione. Per dare degli effetti di transizione andiamo a cliccare il più su una clip e l'altra e andiamo a selezionare. E andiamo a selezionare gli effetti che vogliamo, oppure oltre a questi effetti abbiamo anche degli effetti più creativi. Ecco qui, ne cerchiamo uno semplice. Cosa importante, quando inseriamo le transizioni facciamo attenzione all'audio, perché le transizioni a quel punto occuperanno delle porzioni di clip. Questo ecco che qui, ce lo allarghiamo così. Voilà! E abbiamo fatto. Altra cosa che, volendo, noi potremmo fare è applicare per esempio degli effetti, eccoli qui, degli effetti creativi a quelle che sono le nostre clip. E ne abbiamo differenti da poter utilizzare. In questo caso non ne vogliamo. Per cui lavoriamo sulle transizioni e lavoriamo su quelli che sono gli effetti all'interno di determinate clip. A questo punto vorremmo andare a inserire quella che è una musica di sottofondo, per esempio. Per inserire la nostra musica andiamo a cliccare sulla nota, andiamo a selezionare la musica, andiamo in vlog, ci ascoltiamo l'anteprima, di conseguenza clicchiamo su USA. Possiamo diminuire immediatamente quello che è il volume della nostra musica, visto che è una musica di sottofondo. Gli andiamo ad aggiungere un fade in, eccolo qui, e magari anche un fade out, quindi una dissolvenza iniziale
e una dissolvenza finale. Potremmo anche andare a pretagliare direttamente il nostro brano. Noi lo lasciamo in questa maniera, lo andiamo a inserire. Ce l'ha inserito dall'inizio, per cui lo clicchiamo e ce lo spostiamo al punto dove lo volevamo. Eccolo qui. Vediamo quello che è l'effetto. Se fare troppo caldo, ecco che qui abbiamo una bella pista di pattinaggio. Adesso andiamo a vedere. Ed eccola qui. Ok? Se noi volessimo a un certo punto diminuire il volume o aumentarlo, semplicemente cliccheremo, faremo split e di conseguenza andremo a modificare il volume della parte successiva. Per quanto riguarda invece il nostro audio, semplicemente clicchiamo, andiamo su volume e possiamo andare a intervenire su quello che è il volume del nostro audio e di conseguenza anche nel momento in cui lo vediamo da qui, possiamo intervenire anche su quello che è il volume di background. Eccolo qui. Per cui questa è un'ulteriore funzionalità, in questo caso stava agendo sul 100% del 20% del volume che avevamo impostato in precedenza direttamente sull'audio. Una volta che abbiamo impostato anche il nostro audio eccetera eccetera, al punto numero 6 andiamo a intervenire su quella che è la color, su quelli che sono gli effetti particolari eccetera eccetera. Vediamo innanzitutto come una delle funzioni più richieste è appunto come poter velocizzare o rallentare i video. Per cui andiamo per esempio su questa, dove non ho fatto altro che appoggiare il telefono per terra e metterlo in modalità registrazione, lo tagliamo da qui, questo lo cancelliamo, andiamo sulla fine, tagliamo qui, di qui cancelliamo, di qui selezioniamo e a questo punto andiamo su speed, che è la nostra velocità, possiamo o utilizzare le curve per poter avere dei momenti differenti, rallentati e accelerati, una funzione molto molto interessante. Per esempio qui stiamo accelerando e di conseguenza invece qui stiamo rallentando. Ecco qua. Invece noi andiamo a utilizzare regular e gli andiamo a dare un addirittura per 10. A questo punto gli andiamo anche a togliere quello che è il suo audio. Eccola qua. E per cui avremo una cosa di questo tipo. Diciamo che un per 10 ci è troppo lento, per cui né più né meno andiamo addirittura su un per 40. Ed ecco il risultato. Questa funzione ci dà l'opportunità sia di accelerare che anche di rallentare. Per esempio, se noi volessimo andare a rallentare qui, andiamo semplicemente a fare speed, andiamo su regular e lo rallentiamo. Eccolo qua. Una bella pista di pattinaggio. Adesso andiamo a vedere. E questo ce lo andiamo a tagliare un po' così. Eccolo qua. Una volta che abbiamo impostato anche quelli che sono, diciamo, alcuni effetti particolari, quello che ha di interessante questa app, per esempio, è la possibilità di inserire, per esempio, dei keyframe all'interno delle nostre clip che ci danno l'opportunità di agire con determinate impostazioni. Quindi vuol dire che fino a quel keyframe utilizzeremo determinate impostazioni, da quel keyframe in poi ne utilizzeremo invece delle altre. Per quanto riguarda invece la parte, diciamo, di color, nel momento in cui abbiamo selezionato andiamo a prenderci filter e di conseguenza possiamo andare a dare tutte le colorazioni che vogliamo e possiamo poi decidere se applicarlo solo a quella clip oppure applicarlo a tutte le clip del nostro montaggio. Una volta a questo punto che abbiamo terminato con quello che è il nostro montaggio, andremo a cliccare sull'icona in alto per poter fare la nostra esportazione scegliendo l'impostazione automatica in base a quello che abbiamo effettivamente inserito oppure quella manuale, in cui poter andare a modificare
quella che è la nostra risoluzione. In questo caso abbiamo registrato a 1080, per cui potremmo portare a 720, e possiamo andare a modificare per esempio anche quello che è il bitrate, oppure agli togliendo quella che è la funzionalità HDR. Da notare che qui sotto abbiamo sempre la dimensione stimata del file, per esempio a 720, a 30, a 1000 bitrate abbiamo 354 mega, se invece saliamo ecco che diventa 637, se saliamo con i bitrate ecco che diventa 2,68 giga. Nel momento in cui noi ci va bene la modalità manuale, clicchiamo su export e di conseguenza inizierà l'export del nostro filmato pronto da poter utilizzare su tutte diciamo le destinazioni che desideriamo, siano social, YouTube, Instagram, Facebook, il nostro computer o effettivamente dove vogliamo. Ora, con questo l'overview per quanto riguarda VN vista prevalentemente su iPhone è terminata. Come dicevo, è un tutorial base che vi permette di comprendere come utilizzare quest'app e quali sono le funzionalità interessanti di quest'app. Se volete un tutorial approfondito, mi raccomando, scrivetemelo nei commenti in maniera tale da poter realizzare appunto un tutorial passo passo, andando a prendere anche un video che ci dà l'opportunità di comprendere come poter lavorare sfruttando al massimo questa tipologia di app. Con questo è veramente tutto, mi raccomando un bel like, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per ricevere tanti nuovi video di questo tipo, e in descrizione trovate sempre il link per aprire un canale YouTube aziendale nel 2021 per convertire maggiormente, vendere e raggiungere i nostri clienti. Noi ci vediamo settimana prossima con un'altra app, sempre per quanto riguarda il video editing. Salute!